Assicuriana tra le righe, un libro tra le mani per la seconda edizione del premio letterario Torre dell'Orologio, è ospite una esordiente poetessa, Angela Mancuso, che ha pubblicato con la Hibiscus editrice Risolo la raccolta di poesie intitolata Icaro. Buongiorno Angela. Buongiorno a voi. Questo è il suo debutto nell'editoria attraverso una raccolta di poesie che prende il titolo da una di queste poesie. Perché la scelta è andata su un mito così famoso come Icaro? Perché nel mio immaginario poetico Icaro è il simbolo, è la metafora da un lato del volo umano e dal lato del volo poetico. Del volo umano perché nel mio immaginario, ripeto, Icaro diventa l'emblema dell'uomo che vuole osare, che non si accontenta dei suoi limiti umani, terreni, che vuole spiccare il salto, che vuole spiccare il volo, che vuole raggiungere il sole, baciare il sole, toccare il sole, accarezzarlo, e che anche se fallisce, però nel suo fallimento porge il testimone a uomini che verranno dopo di lui, che da questo fallimento trarranno l'esempio per superare invece i loro limiti, perché capiranno che l'uomo può osare e può veramente raggiungere qualunque obiettivo, basta un pizzico di follia. Da docente di lettere nei licei, come giudica allora lei il folle volo di Ulisse? Il folle volo di Ulisse lo giudico positivamente e lo amo tantissimo perché, ripeto, mi piace l'idea dell'uomo che vuole sempre tentare di superare i suoi limiti e che cerca sempre di intraprendere delle nuove strade con la forza della passione e con la forza sempre delle proprie idee. Nella poesia è molto presente ovviamente la sua terra, la Sicilia, attraverso dei brani specifici, ma l'atmosfera credo che intride tutta la raccolta. Per i siciliani, affinché possano volare meglio e di più e osare, c'è un modo, un suggerimento che lei potrebbe dare? I siciliani devono crederci alla forza di questa terra, che devono credere, devono sapere apprezzare la bellezza di questa terra, che è una terra dal passato glorioso, dalla storia splendida, meravigliosa, che forse non ha eguali. E allora dalla forza del nostro passato, dalla nostra storia, da chi ci ha preceduto, dai poeti, dai sognatori che ci hanno preceduti, trarre la forza veramente per far rinascere questa terra, che è una terra straordinaria e meravigliosa. E può davvero diventare simbolo e meta di traguardi da raggiungere. Facciamo vedere la copertina del libro, della raccolta di poesie appunto, che si intitola Icaro. E Angela, la poesia oggi non è gettonatissima, nel senso che a livello, possiamo dire, commerciale, tira molto la narrativa o la saggistica. E lei ovviamente l'ha fatto per una esperienza e uno sfogo personali. Crede che la poesia comunque trova il modo per farsi spazio anche in questo mondo così veloce e frenetico? Io dico sempre che quella della poesia è una causa persa, che non basterebbe uno stuolo di avvocati per difenderla. Proprio per questo la mia è stata una scelta coraggiosa, perché io invece credo molto nella forza della poesia e nel potere della poesia. La poesia è eternatrice, è un po' il messaggio foscoliano. La poesia può davvero rendere immortale, non solo, ma la poesia ha il dovere di occuparsi della nostra società, della nostra epoca, del nostro tempo, e perché può incidere veramente molto, perché la poesia ha la grande capacità di far riflettere, di far pensare e di non far dimenticare, quindi può incidere molto sulle coscienze. Angela Mancuso, Icaro, Hibiscus editrice Risolo. Grazie. Grazie a voi.